Eccoci qua, finalmente eccoci qua. È un po' di tempo che cerchiamo di avere con noi Anna Rita, ci fa molto piacere quindi essere in un modo o nell'altro riusciti a connetterci con lei per parlare del suo ultimo libro. E, questo libro è stato scelto perché la sua tematica e il personaggio presentato si sposa perfettamente con il tema della resilienza, che è il tema che l'ufficio cultura che oggi rappresento ha scelto quest'anno per il periodo della festa della donna. Questo tema era legato a una mostra molto importante che avremmo dovuto allestire nelle settimane scorse, è dedicata alla figura di Wandi, questa donna straordinaria che è riuscita a godere appieno gli ultimi anni, gli ultimi mesi, gli ultimi momenti della sua vita insieme a suo marito e alla sua famiglia, dando un esempio grandioso di cos'è la resilienza. Francesca Del Rosso si chiama questa donna straordinaria e speriamo presto di poter ospitare a Spazio Cultura la mostra che appunto ci racconta la sua storia. Ovviamente abbiamo dovuto sospenderla a causa dell'emergenza, di tutti i limiti legati alla pandemia. Invece le presentazioni librarie, fortunatamente, in un modo o nell'altro, anche se non con il calore magari che deriva da stare tutti insieme in una stessa stanza, riusciamo anche a gestirle così attraverso il computer. Quindi benvenga la tecnologia se ci salva in questi momenti. Arriviamo allora a Anna Rita e al suo libro. Il tuo quinto libro, giusto, Anna Rita? Sì, Valeria, prima di tutto vorrei salutarvi. Poi, visto che hai citato Francesca, tu non so se lo sai, ma io la conoscevo. Ah, non lo sapevo. Non lo sapevi, però mi sembra il minimo ricordare che sì, ci conoscevamo. La mia scelta è anche quella, visto che c'è Alessandro che ne parla, e io mi associo a tutto quello che scrive e che dice Alessandro, però il mio abbraccio va a Francesca, ad Alessandro, alla loro famiglia. Questo ci tengo proprio a dirlo subito. Benissimo, allora ci farà piacere invitarti quando poi finalmente riusciremo a fare la mostra e presenteremo appunto anche i libri che Alessandro Milano, il marito di Francesca, ha scritto per Con raccontare la grande storia del loro piacere. amore. Benissimo, grazie. Dicevamo quindi il tuo quinto libro, 5, questo numero che ci collega subito alla protagonista, a Chanel e al suo profumo, Chanel numero 5. Insomma, probabilmente è un caso o non è tanto un caso. Insomma, la domanda è, come mai hai scelto proprio questo personaggio per il tuo quinto libro? Allora, di nuovo buonasera a tutti, sono felicissima di essere qui, è la prima volta da voi, quindi festeggiamo e godiamo di questa prima volta grazie alla tecnologia. Io, come sai Valeria, come forse sa qualcuno che mi conosce, se già credo moltissimo nel digitale e la rete ci sta salvando e mi sto godendo questo book tour digitale, anche se è totalmente diverso, scusate, rispetto al book tour in presenza. Quindi sono felice di essere qui in questo modo che è molto più caloroso di quello che avremmo pensato solamente un anno fa. In realtà è stato qualcosa di non costruito a tavolino come tutti i miei libri, anche perché il mio primo memoir è uscito 7 anni fa, quindi è vero che i miei libri hanno una programmazione lunga, però come puoi immaginare è difficile che 7 anni fa uno potesse avere programmato anche il quinto libro. Ha deciso Mademoiselle, ma sicuramente non ho scelto Chanel perché era il quinto libro, anzi mi sono accorta che era il quinto libro quando poi avevo scelto Chanel. Scusami, tra l'altro mi sono accorta di non averti presentato, però ho dato un po' per scontato che ti conoscessimo già un po' tutti, perché comunque scrivi da molto tempo, lavori come giornalista, sei molto attiva nell'ambiente social e ti occupi, non so neanche dire da quanto tempo, di letteratura, di libri, di recensioni. Il tuo libro si intitola Coco Chanel, una donna del nostro tempo. Ecco, una donna Eccola. del nostro tempo. Chi è arrivato?
No, il mio C'è libro. qualcuno col microfono? Ah, ecco, scusami, perché c'è qualcuno col microfono aperto. L'abbiamo Scusa. evocato, ricordiamo Valeria che esistono i libri di carta, perché è vero che sono molto digitale, ma volete mettere la bellezza di questa copertina di Man Ray vista così? Ce l'ho anch'io, eh? Eccolo qui. Vai. Anzi, ne ho tantissimi, guarda. Non so se si vedono, se riuscite a riconoscerli. Sono i Perché premi? sono i premi per il concorso letterario che assegneremo più tardi. Bene, dicevo, una donna del nostro tempo. Secondo te, perché hai scelto questo titolo? Che cos'è che la rende più vicina quasi a noi che ai suoi contemporanei? Sì, devo dire che io quando ho letto il libro, effettivamente, mi sono stupita nel vedere il suo nome accostato a quello di altri personaggi che inconsciamente mi sembravano molto più lontani nel tempo, molto più lontani da noi. Quindi, secondo te, perché? Perché c'è questa, sensazione che penso che anche tu condividi, dato appunto il titolo del tuo libro? Guarda, lei era una visionaria, aveva proprio una visione, aveva il coraggio una volta presa una decisione di non guardarsi mai indietro. Ricordiamo quante volte anche a noi donne cercano di tarpare le ali, cioè cercano, magari tu proponi un progetto, un'idea bella, però, vabbè, e allora se non sono i contenuti e quanto pesi, come sei fisicamente, se non è neanche quello e chi è il tuo fidanzato o la tua fidanzata, se ovviamente vuoi, ami una donna, cioè è un continuo tarparti le ali. Chanel questa cosa l'ha sicuramente vissuta ma non subita, quindi lei prendeva una decisione e andava avanti, in più prendeva le decisioni giuste, aveva una visione soprattutto dal punto di vista imprenditoriale, per cui ci ha lasciato una maison che esiste ancora e più viva che mai, ci ha lasciato un modello di donna elegante, appunto, un certo taglio di capelli, un certo modo di vestire, un certo modo di presentarsi in società, un certo stile, un certo approccio anche nella vita privata che è totalmente contemporaneo, ci ha lasciato soprattutto il messaggio che per me è fondamentale, sai che io mi occupo da tanti anni anche di violenza contro le donne, che è quello di essere indipendenti economicamente, ovviamente attenzione. Potendo, viviamo in un momento ennesimo di crisi, però lei ha lasciato il messaggio alle donne di tutte le epoche di lavorare, di essere non solo la moglie di, pensa come racconto nel libro, le donne dell'alta società della sua epoca, quindi anche le sue amiche, le sue clienti, le sue interlocutrici, erano presentate in società con il nome e il cognome del marito, quindi non solo con il cognome del marito, ma non avevano diritto neanche al nome proprio. Sicuramente una Chanel che è stata signorina, quindi mademoiselle per tutta la vita, è una figura di rottura che non ci avrebbe mai portato a essere le donne che siamo oggi. Certo, puoi raccontarci un po' anche perché di questo Mademoiselle, parlarci un po' appunto di quello che è stata un po' la sua travagliata vita sentimentale, questo amare profondamente, ma d'altra parte anche un po' rifuggire quelle che sono le istituzioni, no, dell'amore. Ma anche il discorso di Mademoiselle, come il discorso del numero 5, non si sceglie, nel senso che a meno che uno non abbia proprio un'avversione a certi legami, non credo che uno scelga in un certo momento che sarà signorina, quindi che non si sposerà mai, tra l'altro un signorina da riabilitare anche in un senso buono e non dispregiativo come è stato usato tante volte in Italia e non solo in Italia. Quindi in realtà è dovuto proprio alla sua grande indipendenza, ma anche al fatto che il suo vero grande amore, diciamo la storia con Boy va a finire in un modo drammatico che se non ti spiace lascerei ai lettori del libro che racconto nel libro. Lei non è che si ferma lì perché appunto è Chanel, quindi reagisce, però tutti gli amori che avrebbe incontrato dopo non sono mai stati Boy. E quando tenta di nuovo di formalizzare questo rapporto, purtroppo accade un'ennesima cosa drammatica. Quindi, diciamo, ha deciso il destino, la sorte, chiamalo come vuoi.
che non si sposasse. Nello stesso tempo lei in realtà era sposata un po' come me, mi ci riconosco molto, era sposata con il suo lavoro, perché fino all'ultimo istante di vita ha amato quello che faceva, al punto da essere morta di domenica 50 anni fa, e nel giorno che lei odiava perché non poteva andare in questa Rue Cambon, una via bellissima di Parigi, dove ancora sede la sua maison storica. Quindi è morta nell'unico giorno in cui non poteva lavorare. Senti, non hai fatto bene a non spoilerare il finale, diciamo, però se mi consenti spoilerei un attimo invece l'inizio, l'infanzia di Coco, perché questa è molto importante e ha delle ripercussioni pesanti, diciamo, sulla sua crescita e sul suo diventare poi, come la chiamiamo noi, Chanel, con queste due C, no, del suo marchio, che un po' si abbracciano, un po' però si respingono, no, perché sono di spalle l'una all'altra. Diciamo che è come se nella sua vita tornasse sempre questo senso di mancanza, perché effettivamente la prima mancanza che ha vissuto è stata quella da piccolissima dei genitori, Sì, giusto? perché infatti è segnata proprio da questo che tu ricordi, da questo trauma. La madre muore molto presto, il padre era già assente, riappare, non si fa carico di Chanel e degli altri figli, ma la prende e proprio letteralmente la lascia in un convento dove, attenzione, avrebbe iniziato a creare Chanel, perché sono le suore che le insegnano i primi rudimenti di cucito, perché il bianco e il nero delle suore, perché si dice che addirittura le doppie C, che in realtà poi potrebbero essere anche lei e il suo più grande amore, lei e Colette, no? Dico con una provocazione, Coco e Chanel. Lei quindi poi trarrà tutto il meglio possibile dal convento, ma l'abbandono del padre l'avrebbe segnata per sempre proprio nel rapporto con gli uomini, come tu ricordavi, questa vita sentimentale molto appassionante. Infatti sembra un romanzo, no? Il mio è un saggio biografia che si legge come un romanzo, ma anche molto travagliata. Lei si vergognava anche di essere orfano, odiava questa parola e raccontava all'alta società, nella quale poi da un certo punto in poi lei sarebbe stata una stella polare, che suo padre era andato in America a fare fortuna, ma noi sappiamo che era una bugia e questo lo possiamo appunto spoilerare, non l'avrebbe mai più rivisto. Senti, dimmi se mi sbaglio, correggimi se mi sbaglio. Sembra quasi che questo appunto episodio della sua infanzia l'abbia segnata a tal punto quasi da portarla a pensare di non meritare un po' l'amore degli altri, cioè nelle battute sagaci e pungenti che riporti di Chanel si evince proprio un desiderio di sdrammatizzare anche su questioni importanti come quelle amorose, come le amicizie, un po' come se avesse paura di parlare troppo di determinate cose. Ho capito bene? Sì, lei aveva questa ironia entusiasmante che mi piaceva molto, scriveva massime, poi se vuoi, prima di concludere questa parte dell'incontro, vi leggo le tre che ho messo in epigrafe, cioè all'inizio del libro, scriveva massime appena sui foglietti che poi regalava agli amici, ma a volte erano cattivelle anche nei confronti degli amici, per cui si creavano un po' di conflitti, serate movimentate, a volte, non so, in pubblico maltrattava Cocteau, un grandissimo poeta che era uno dei suoi migliori amici, aveva un'ironia fulminante. Si era anche costruita una corazza. Io, come tipo anche di donna, ma di persona, preferisco chi magari tiene separato molto la vita pubblica da quella privata. Se tu che mi segui sui social sai che da qualche anno è veramente difficile capire qualcosa della mia vita privata, è una scelta, mi piace così. Credo che anche Chanel avrebbe avuto un approccio di questo tipo. Quindi aveva apparentemente una corazza, salvo poi aprirsi quando qualcuno riusciva a fare breccia in questa corazza, e come accade purtroppo anche a me.
né nella vita privata, a volte ti apri con le persone giuste, a volte no, ma quello lo mettiamo in conto nel momento in cui ci mettiamo in gioco. Per quanto riguarda il discorso che tu dicevi, un'ironia anche in amore, era anche lì molto contemporanea perché non subiva le relazioni ma se ne andava, al punto che Paul Moran, un diplomatico e scrittore, suo amico che le è stato vicino fino alla fine, la descrive come colei che se ne va, ma allora faceva scandalo perché allora una donna si accompagnava a tizio, addirittura si sposavano e come forse sapete, parliamo di un secolo fa, lei, Chanel è una donna di fine 800, era un legame indissolubile, invece poi sappiamo che abbiamo lottato anche per poter rompere questi legami, ma nell'ottica poi di stare tutti meglio, ovviamente, non in un'ottica distruttiva. E invece Chanel se ne andava, quindi se lei nelle relazioni amorose, ma vale Valeria anche in quelle di amicizia, si sentiva a disagio, se ne andava, che è una cosa contemporanea che io consiglio a tutti, che non sempre nella mia vita mi è stato facile fare e credo che voi capiate, soprattutto le donne, a volte rimangono impigliate in relazioni tossiche, è difficile andarsene, però ci fa molto bene andarcene. E vi dico un ultimo episodio che mi fa sempre sorridere, e Chanel aveva sempre una paglietta, no? Un cappello di paglia, anche quando lavorava in atelier in Rue Cambon, quando poi le hanno chiesto dopo con molti dubbi, con molta esitazione per non offenderla, perché non togliesse questo cappello, lei ha dato una delle risposte più geniali che abbia mai sentito. Ha detto: così se qualcuno viene, ma io non voglio averci a che fare, posso dire che sto uscendo, che me ne sto andando. Quindi, diciamo, la tecnica della paglietta di Chanel contro gli scocciatori è bellissimo. Immaginate che tutto ciò avveniva davvero un secolo fa. Quindi una donna che era imprenditrice, che aveva un autista, che con la sua ironia chiamava meccanico, che fumava, che andava alle feste da sola, insomma, molto affascinante come approccio alla vita. Sì, no, ti ho detto, veramente io sono rimasta spiazzata, nel senso che, cioè, è come se leggendo il tuo libro mi fossi per la prima volta resa conto che questa era una donna di fine 800, cosa che leggendo il suo pensiero, nelle sue massime, nelle sue azioni, uno non direbbe mai. Nel tuo libro, rispetto invece a quello che ci hai raccontato fare sui social, si intravede molto la tua vita. Almeno la tua vita nel momento in cui stavi scrivendo questo libro. Sì, diciamo non la vita privata, Valeria, intendo, non No. la persona con cui Sì, stai, cioè, diciamo, ci sono delle cose sul Covid, sicuramente, però quello lo considero un argomento che ci riguarda davvero tutti. Poi nel nostro certo. territorio di più. Sì, no, non cose che riguardano strettamente la vita privata, però riflessioni molto intime anche appunto sull'essere donna, sul fatto di essere una donna e scegliere di essere single, sul fatto di essere una donna e scegliere magari di non avere figli, sul fatto di essere una donna e investire molto nel proprio lavoro, per esempio nella scrittura. E poi ci hai raccontato il tuo viaggio per Parigi. Buonasera. Buonasera Cristina, può chiudere il microfono per favore? Eccoci. Benvenuti a tutti, siamo già in onda, se potete chiudere il vostro microfono per favore. Grazie. Ok. E dicevo, mi è piaciuto molto leggere del tuo viaggio in questo periodo in cui purtroppo non possiamo viaggiare. E, mi piacerebbe che tu ci raccontassi un po' la tua Parigi, i tuoi posti preferiti in relazione anche appunto alla figura di Chanel, così per farci sognare un po' e farci viaggiare un po' in questo periodo. Sì, tra l'altro le parti autobiografiche che tu giustamente ricordi, ma considera che io mi sento molto schermata dalla scrittura. Io quindi mi riferivo a non mettersi a nudo sui social perché ho sperimentato entrambi gli approcci, no? Ho sperimentato un approccio negli anni scorsi, ma già da prima di qualche anno, più se vuoi aperto anche a cose private, ma sai che basta anche una foto, no? Cioè, invece poi ho scelto un approccio
più distante, cioè più protetto della vita privata. Nella scrittura mi sento comunque protetta perché la scrittura è anche trasfigurazione e le parti autobiografiche stanno piacendo tantissimo ai lettori che si sono appassionati a questi inserti, grazie di averli ricordati. E il mio libro può essere anche una guida quando si potrà ricominciare a viaggiare. Quindi io penso, e lo dico tranquillamente, veramente post vaccini, perché anche se ora ci sembra di non uscirne, noi in realtà abbiamo i vaccini rispetto a un anno fa, no? Abbiamo una soluzione, lo ha ricordato poche ore fa lo stesso presidente Draghi, di cui io tra l'altro sono stata allieva in un master, quindi ne ho un ricordo molto bello. Per me, appunto, infatti mi sbaglio, mi viene di chiamarlo professore Draghi. Quindi diciamo questa cosa finirà, io ho fede, ottimismo e speranza, finirà, potremo viaggiare, c'è una guida di Parigi e Venezia. Di Parigi, guarda, ricordo in particolare una sera di inizio anno, un 1º gennaio, all'Hemingway Bar, che spero esista ancora, dell'Hotel Ritz, che è un hotel nel cuore di Parigi, che è albergo, nel quale Chanel aveva scelto di vivere, però anche lì non per status, ma perché si sentiva sola e diceva che di notte le veniva più facile addormentarsi perché sentiva i rumori nelle altre camere. Quindi in questi miei viaggi, come dicono le mie amiche, in questi tuoi 200 viaggi a Parigi, in realtà stavo anche per trasferirmi a Parigi perché avevo poi una parte della mia vita privata a Parigi, quindi pre-pandemia avevo deciso di vivere un po' a Milano, un po' a Parigi, con un tempismo pessimo, succede. In uno di questi appunto miei 200 viaggi sul campo, come poi faccio io tutti i miei articoli e i miei libri, il 1º gennaio sera sono andata all'Hemingway Bar, che è all'interno del Ritz ma aperto a tutti, dove un giovane barista, come racconto nel libro, mi ha fatto un martini alla maniera di Hemingway. Ora io, vivendo a Milano, vi ricordate la Milano degli aperitivi? Credevo di reggere un martini perché non mi sembrava, insomma, una cosa sconvolgente. In realtà questo giovane ragazzo in inglese mi dice: ma sei sicuro? Io scelgo il martini alla Hemingway e mi dice: ma sei sicura che vuoi questo? Io dico: vabbè, ma perché, sarà un martini normale? Lui fa: no, ma non è proprio normale, dice, molto strong, no? Ripete più volte strong. Dico: vabbè, ma insomma, vivo a Milano, un martini ce la farò. Mi dà questo martini, mi stende, e poi vabbè, a fine serata sono tornata in albergo in taxi, nel mio albergo in taxi. Quindi diciamo ho un ricordo molto dolce perché ho sentito più che mai questa libertà e questa dipendenza, indipendenza di Chanel, cioè di poter andare il 1º gennaio da sola in un bar di un grande albergo, pagandomi coi frutti del mio duro lavoro, quel cocktail, divertendomi, parlando con estranei, che è una cosa, se ci pensate, che ci manca tanto, perché comunque io, questo bar è molto piccolo, quindi io ero al bancone, per cui un po' parli col ragazzo, il barista, poi si siedono accanto a te altri, poi quelli al tavolino dietro di te, tutto un'apertura agli altri, uno spazio piccolo, diremmo oggi, è sembrato che sembra quasi veramente come, è come un'altra epoca, e devo dire che a tratti questa fiducia negli altri mi manca, cioè io quella sera non mi sentivo in pericolo. Mi sentivo in una normale sera che mi ero presa per me, punto. Quindi non magari la sera indimenticabile della tua vita, ma neanche una sera noiosa da soli in pigiama. Ero felice, ero tranquilla, a Parigi ero sempre felice, avevo i miei giri, stavo già scrivendo questo libro ed ero aperta agli altri. Quindi se il mio vicino al bancone mi chiedeva: ti è piaciuto, per esempio, non so, io vengo sempre qui perché, che ne so, lavoro per, e quindi vengo a Parigi 3 volte alla settimana, non è che tu facevi un salto sullo sgabellino. E quindi sì, quello è uno dei ricordi più dolci. Hai parlato di felicità. Sì. Questa rassegna in cui è inserita questa presentazione ha per tema la resilienza. Grazie proprio anche ad alcuni dei racconti che hanno partecipato al concorso, mi sono io stessa trovata un attimo a riflettere su questo termine e a capire un po' anche quale fosse la differenza tra resilienza e sopravvivenza, perché tu spesso dici che Coco è una sopravvissuta. Tu come li metti in relazione questi due termini?
No, io in realtà sì, dico sopravvissuta, ma ai grandi eventi del suo secolo, perché è chiaro che cercando su Google forse lo individuate, però forse non molti sanno che lei è sopravvissuta anche alla Spagnola, quindi a una cosa che ora c'è tristemente familiare, tanto che consultando i documenti che ho usato per il libro, sembrava, sai, di stare in uno specchio, no? Il coprifuoco, un pezzo di stoffa che noi ora sappiamo essere la mascherina, è impressionante. Quindi io la definisco sopravvissuta perché è sopravvissuta alla spagnola e a due conflitti mondiali, però lei non si è mai limitata a sopravvivere. Lei ha vissuto alla grande, al massimo, a 360 gradi nel pubblico e nel privato. E credo che la differenza tra resilienza e sopravvivenza sia proprio questo: cioè essere resilienti per me è la forza di vivere al massimo, non solo di lasciarsi vivere, e di superare un ostacolo, di andare avanti e di farlo. Di essere più forti di tutto, come mi permetto di dire, stiamo dimostrando tutti noi oggi, tutti noi 29 in questo momento, perché in una giornata in cui è stato annunciato l'ennesimo provvedimento restrittivo che avrà conseguenze economiche, sociali, psicologiche su di noi, pure dovendo assolutamente rispettare, io sono proprio dell'ala rigorista, no, dei ministri Franceschini e Speranza, perché di fronte a questi dati del contagio non c'è altro da fare, quindi i numeri parlano chiaro, però chi parla degli effetti psicologici di tutto questo? Chi? Nessuno, se non mi permetto di dire qualche mio tweet, e io. E quindi io continuerò a parlarne. Comunque non possiamo negare che sia difficile tutto questo, la prospettiva di un nuovo mese chiusi in casa. Allora, essere resilienti cosa significa? Non solo arrivare a sera. Un metodo che comunque ci salverà e che ormai siamo diventati piuttosto bravi a fare, siamo d'accordo, quindi siamo in smart working, quindi il lavoro per chi ce l'ha ancora è meno male. Poi magari quei piccoli rituali online, poi magari quel pezzo di serie, ci siamo costruiti, poi magari la spesa, no? Ci siamo costruiti tutti questi, immagino. Piccoli rituali che ci tengono vivi, però a sera vi siete mai chiesti: ma io quale bella conversazione ho fatto, quanto amore ho ricevuto, quanto amore ho potuto dare, quale evento imprevisto in senso positivo mi è successo, quale prospettiva ho? Pensate che noi non possiamo prenotare un viaggio perché un tempo, no, uno diceva sono un po' giuso, oppure sono sotto pressione, oppure non so, frequento uno che mi riempie di corna, vabbè, io lo mollo, vado via, poi quando torno, se ho voglia rispondo alle sue chiamate, se no no. Noi in questo momento siamo in gabbia e pensate alle donne che sono in gabbia con i loro aguzzini, c'è una situazione estrema, ma noi ci siamo creati dei rituali per farcela e la resilienza vuol dire non solo arrivare a sera a dire vabbè, anche questa giornata è andata, ma magari riuscire anche a essere un po' felici, magari inventare anche un progetto che poi realizzeremo. E ovviamente, Valeria, poi io non ho la sfera, io sono anche stufa nella mia agenda. Io dovevo andare a Sanremo in presenza, dovevo essere in Svizzera per 8 marzo, sono anche stufa a Sanremo per il festival, sono anche stufa di organizzare, cancellare alberghi, treni, annulla. Quindi è chiaro che ormai è evidente che il poi non è ancora definito, ma noi sappiamo che questo poi c'è e quindi la resilienza mi permetto di definirla stasera proprio poi, c'è qualcosa che noi sappiamo che faremo, non solo che affrontiamo l'emergenza. Certo. Non è facile, però io vi faccio anche un esempio banale, anche svegliarsi e vestirsi comunque anche se si sta in casa, a me la giornata la cambia. Ecco, a proposito di vestiti, ho notato che siamo entrambe vestite in nero. Sì, questo è grigio paillette, ma perché io non ho una luce forte, non prevedevo che la mia casa diventasse un set da un anno a questa parte. Devo avere il tempo di comprare una luce migliore, ma non ho avuto tempo. No, perché io mi sono un po' domandata cosa dovessi mettermi, perché insomma un libro su Chanel forse richiede un certo tipo. Infatti tutto il book tour c'è un'ansia da prestazione, essendo il mio quinto libro, gli altri quattro a volte l'ho fatto anche in infradito, no? C'è la t-shirt bianca, ora ovviamente qualche domanda me la pongo, però una cosa pensa che piaceva molto a Chanel erano anche le imitazioni dello stile Chanel, perché la Maison ovviamente per
pochi, ma alcuni simboli del suo stile, appunto, il nero che è un colore che ci salva, o comunque colori scuri che ti salvano sempre, le t-shirt a righe, chi è che non ha una t-shirt a righe, o comunque si può trovare di tante fasce di prezzo, oppure una giacca, oppure pensiamo a poter comprare Chanel, ma Chanel Beauty, quindi questi prodotti del trucco, o un profumo che non sono economicissimi, però se vogliamo un profumo, una confezione piccola costa più o meno quanto altri profumi, quindi comunque si può avere un pezzo di Chanel addosso. Il mio augurio, Valeria, l'ho ripetuto in tante interviste, la Maison mi ha anche cercato su questo punto, è quello anche di una Chanel in futuro più democratica. Io credo che il mondo sia cambiato completamente, possa essere anche un'opportunità, consentitemi questo termine, di ridisegnarlo come davvero vogliamo. Il mondo di prima è scoppiato, c'erano tante cose che non andavano. Io sono sicura che il Covid dipenda anche da quello che abbiamo fatto all'ambiente. Non a caso in una Lombardia inquinatissima soffriamo tanto. Cioè, ripartiamo da zero allora. E se Chanel facesse anche una linea più economica, perché no? Secondo me avrebbe tantissimo successo e i clienti della Maison, quindi della cosiddetta alta moda, non si sentirebbero affatto sminuiti anche perché il mondo è cambiato completamente. Allora, in un mondo nuovo, perché non proporre regole nuove, criteri nuovi, condivisioni nuove soprattutto? Ecco, così magari anch'io potrei presentarmi in queste presentazioni con il mio piccolo Chanel. Però un rossetto, secondo me, te lo puoi permettere, ci se comunque alla fine è qualcosa di Chanel addosso ce l'hai, hai risolto. Io non avendolo ho optato per il nero perché Ma appunto infatti come. stai benissimo, ma poi Chanel è uno stato d'animo, secondo me è un modo di essere grintose, stilose, felici, anche di avere una visione della propria vita che può valere per qualsiasi progetto, no? Non è che tutte devono diventare capitane di industria che fondano un impero che esiste ancora, ma è proprio un modo di essere nella propria vita, è un modo di essere donna, quindi basta quello. Ascolta, oltre al nero, l'altro suo colore era il bianco, quindi due colori che in realtà poi sono dei non colori e comunque che danno delle suggestioni opposte. E la sua vita è fatta di tanti opposti, oltre a questi colori, che tra l'altro mi ha fatto pensare che possano centrare anche gli abiti delle suore, forse in questa scelta di colori, visto la sua Sì, infanzia. certo. E abbiamo anche una Chanel che è credente, ma allo stesso tempo è anche molto superstiziosa, per esempio, e che è capace di amare molto, ma anche, appunto, come mi dicevi prima, di mandare questi bigliettini molto acidi a amici e No, o conoscenti. addirittura il metodo migliore, sparire. Perché io vedo che su alcuni uomini fa molto effetto, sparisci, punto, le cose non vanno bene, sparisci. Ovviamente, attenzione, non parlo di matrimoni, confidi, situazioni dove ci sono altre persone di mezzo, di situazioni complesse, parliamo ovviamente di un altro livello del rapporto. E ci propone un modello che è una femminilità che guarda al maschile, poi apprezza negli uomini anche un lato femminile, quello magari dei poeti, Degli degli artisti, sì. artisti. Ecco, insomma, una donna che viveva molto la contraddizione. Secondo te, in che cosa trovava il suo equilibrio? Vorrei aggiungere un'ultima cosa e poi per avere Chanel c'è anche il mio libro, copertina d'artista, Chanel ovunque, anche questo è molto Chanel, no Valeria? Quindi tu ce l'hai, per cui sei a posto. Le contraddizioni di Chanel in realtà fanno parte della sua grandezza. Io ricordiamo che vengo da una biografia di Alda Merini, sono una biografa di Alda, evidentemente mi piacciono le donne complesse, quindi le donne luci, che hanno luci, ombre, che hanno ferite, che hanno traumi, che hanno la forza di superarle, che a volte mettono in piazza questi traumi, a volte no, a volte li trasfigurano, ovvero per Alda possono essere versi, per Chanel i vestiti, quindi io credo che sia proprio il sale della vita, anche perché secondo me non esiste, non esistono
persone sante, cioè tutti hanno delle luci e delle ombre. Il segreto qual è nel bilancio finale? È domare le proprie ombre e fare più scelte giuste rispetto alle scelte sbagliate. Quindi mi attira molto l'aspetto anche complesso di Chanel, tanto che se avessi dovuto scrivere un romanzo su Chanel avrei usato le stesse parole, gli stessi capitoli, perché si legge come un romanzo. Ha avuto una vita romanzesca. Eh sì, diciamo che ti ha facilitato il compito, eh? Beh, l'ho dovuta ricostruire. Secondo me scrivere di un'icona è più difficile che scrivere di uno sconosciuto, però Questo sono sì. molto contenta di averlo fatto. Diciamo che non ti sei dovuta inventare colpi di scena perché lei era un po' già di Quelli per sé c'erano già anche regina. troppi, anche Ecco, troppi, sì. invece la tua ricerca, appunto, che immagino sia stata una parte molto Allora, impegnativa. Valeria, scusami, Gina, ci chiede, ha Sì. una domanda, mi dici tu quando inserirla? Allora, ti faccio questa domanda, poi Ok, diamo spazio allora a Gina. Gina, un attimo e poi vediamo. E poi arriviamo. Sì, dicevo, la tua ricerca, tra l'altro, che comprende anche un repertorio fotografico, perché tu lo citi spesso. Tra l'altro, mi è dispiaciuto molto non trovare quelle figure nel libro. Sarebbe molto bello, magari, se per una riedizione pensassero di inserirle. Quanto Sì, tempo? diciamo che libri fotografici sono stati fatti anche tanti e devo dire Rete, Metti Chanel, boom, non so, Saltano mi fuori. faceva piacere che ci fosse proprio il testo che parlasse. E una ricerca di questo tipo, cioè quanto ti ha impegnato recuperare tutti questi Tantissimi documenti? anni, tantissimi anni. Anni, sì, questo progetto di ridare vita alle grandi donne che ha avuto appunto una prima tappa con Alda a ottobre 2019, una seconda tappa ora in questi giorni, tra l'altro stiamo andando alla terza edizione, quindi sono stata premiata a far uscire un libro in pandemia di Chanel, avrà altre tappe, e, come hanno scritto anche sul Cittadino e ringrazio pubblicamente Riccardo Schiavo del bellissimo articolo, dice è pronta la strada per il terzo libro, ci metto tanti anni, lavoro appunto in modo riservato, studio e poi lo racconto. Ecco, vedo una domanda di Gina. Sì. Ci chiede, confrontando Chanel, a quale donna del giorno d'oggi assomiglierebbe? Allora, ve ne dico due. Secondo me le conoscete entrambe, spero di sì, perché una delle due è la mia artista preferita. Allora, iniziamo da quella che sicuramente conoscete, si chiama Kamala Harris ed è diventata la prima donna vicepresidente degli Stati Uniti, oltre a essere la prima donna di origine, eccetera, vicepresidente degli Stati Uniti, però per me il colore della pelle non conta davvero nulla, quindi pesa meno come fattore, però è importante prima donna vicepresidente perché è una Chanel, sicuramente non per lo stile, io e Kamala abbiamo in comune la passione per le scarpe da ginnastica che usiamo tutti i giorni, che non, Chanel non avrebbe approvato, ma insomma io amo molto anche le ballerine tipiche di Chanel, però perché ha rotto un soffitto di cristallo e che soffitto di cristallo? Ha rotto uno di quelli più importanti al mondo, dopo di lei tante bambine e tante bambine di colore potranno sognare addirittura di essere la presidentessa, scusate, mi preferisco al femminile, degli Stati Uniti. Seconda donna che è molto Chanel oggi si chiama Marina Abramovic. Fatemi cenni se volete con la faccia, se la conoscete, se sapete o meno chi è. Qualcuno sì, qualcuno no. Qualcuno sì, qualcuno no, immaginavo, praticamente Marina Abramovic, una delle più importanti artiste contemporanee, e lei è quella che ha inventato di fatto l'arte performance, facendo delle performance folli a una biennale di Venezia, ha portato delle ossa sporche di sangue e si è messa in un angolo del padiglione a pulirle. Proprio lei, oppure ha messo a proposito Valeria di vita privata, lei ha avuto una lunga relazione con un altro artista e l'ha messa in piazza in tutti i modi, si sono lasciati sulla muraglia cinese con una performance tra le più famose dell'arte contemporanea e ha fatto al MoMA di New York The Artist is Present, cioè lei si è seduta, ha incontrato una persona alla volta tra VIP e cittadini comuni ed è stata in silenzio e seduta per giorni e mi sono sempre chiesta i suoi bisogni fisici, probabilmente era aiutata o forse un minuto si alzava, insomma è una visionaria e mi piace perché lei è una che davvero se ne frega, anche lei è nata povera in
in un contesto molto duro, a differenza anche Kamala di origini normali, però Kamala ha fatto gli ottimi studi americani che poi ti proiettano e ti aiutano. Marina molto più strong, io l'ho amata, l'ho vista tante volte in giro per l'Italia perché l'arte contemporanea è una mia piacevole ossessione fin dalla nascita, sono una grande esperta di contemporaneo, l'ho vista tante volte e ogni volta una tale energia che erano dei momenti della mia vita assurdi, ora non è il caso di dire quali, ma momenti molto potenti e non so se vi ricordate, per chi di voi segue le cose culturali milanesi, l'ultima volta che Abramovic è stata a Milano, l'ultima volta in Italia, in realtà è stata qualche Natale fa a Firenze, ancora prima a Milano c'era una tale energia in questa performance al padiglione di arte contemporanea, che l'allora assessore alla cultura Stefano Boeri svenne. Quindi proprio ha delle energie travolgenti, io la amo e mi manca molto ovviamente col Covid, perché io amo l'arte contemporanea, come dico io, l'artista vivo, perché mi piace andare poi a incontrare gli artisti, confrontarmi con loro, parlare, mi ispirano molto e ci sono tanti momenti nel mondo dell'arte che sono fatti a questo scopo. Ovviamente col Covid è tutto digitale, ben venga, ma chiaramente mi manca vedere un Abramovic, io ti potrei citare tante altre artiste che hanno fatto parte della mia formazione. Comunque Marina e Kamala, non so Gina se ti ho risposto. Scrivici o ce lo dici? Esatto, Se vuoi aprire il microfono, Gina, prego. tanto siamo qui. Forse Gina giustamente preferisce scrivere. Comunque, eccola. No, era per non disturbare e quindi lasciavo continuare ed ascoltavo in modo molto, molto interessante. Quindi ho ascoltato le due donne che potrebbero in qualche modo essere una, tra virgolette, icona di questo periodo di Chanel. Condivido le due scelte molto particolari, anche direi abbastanza forti, quindi rendono l'idea di quello che potrebbe rappresentare oggi Chanel. Grazie. Grazie. Allora, io farei Volevo l'ultima domanda. chiedere, volevo anch'io, posso? Ti posso Certo, fare? certo. Prego, prego. No, se posso. Certo. No, vabbè, in un certo senso l'hai già detto tu che avete delle cose in comune, però cos'è che riconosci in te, che c'è in te come Chanel, che ti avvicina di più a Chanel? Perché l'hai scelta? E poi io non ricordo Chanel così, ho una vaga idea. Penso che anche fisicamente ti possa somigliare. Forse anche questo ti ha spinto a scrivere Chanel, o forse sbaglio, eh? E poi volevo dirti: ma questa è una cosa solo mia, che una borsa di Chanel che ha 60 anni, che una mia Vedi? zia che ha 100 anni morta. E me l'ha lasciata e quindi ha La 60 anni. E 2.55 sarà. Ma sì, me la ce fai vedere? Cioè, dopo me la fai vedere? guarda, te la faccio vedere. Allora aspetta, scusate, non ho resistito perché ora aspettando che rientra, cosa succede appunto con i prodotti Chanel? Che si possono, Vedi? alcuni li, Sì. eccola, vabbè, proprio la classicona, la super che bella. A 60 anni aveva dentro, pensa mia zia, quando è morta l'ho presa io, aveva la bottiglietta di Chanel numero 5 con un dito di profumo che io tengo lì È come bello, un... come ricordo, certo. questa, e ti dirò che mi hanno offerto anche, però è un ricordo, no? È un ricordo No, me lo di... ricordo, no, perché infatti aggiungiamo una cosa, permettimi, che ovviamente d'epoca sono ancora più di valore, però io fossi al tuo posto, se uno non ha bisogno, la terrei veramente per ricordare No, questa infatti persona. non ci penso Però proprio, è anche vero che se si l'ha avuto poco, tramanda. perché io sono molto sportiva, io ho scarpe da tennis e No, ma borsoni, ho borsa di questa sta bene con biscotto, però tutto, la anche perché ti alza tutto. Secondo me tu se esci in tuta con questa, cioè proprio
Li stemmi tutti, no? Cioè, bellissima. No, tra l'altro, No, ma appunto, si tramanda nelle famiglie perché, appunto, sono prodotti per pochi, ma poi si spera che durino. Allora, per rispondere alle tue domande, quello che riconosco in lei è il fatto di dire sempre la verità, che poi nella vita lo paghi anche lei, come lo motivava, dicendo: sono una del popolo e quindi posso dire quello che voglio. Ovviamente era una provocazione, però di fatto lo faceva anche, diceva sempre la verità. Io ce l'ho come modo di fare, quindi chi mi frequenta nel pubblico o nel privato, sa già quello che da me si può aspettare, e se non mi fa del male avrà da me tutto. Però sono una molto diretta e quindi ovviamente, sai, non è facile, e in un mondo anche molto cinico, molto ipocrita, però mi piace molto questo mio tratto caratteriale, anche perché è più bello essere diretti, no? Io sono stufa di personaggi, di persone finte. Seconda cosa, ti ringrazio, il discorso di assomigliarsi è proprio molto, molto anche lo stare tanto vicine, cioè questo taglio non l'ho deciso io, l'ha deciso chi me l'ha i fatto. baffi, i capelli L'ha così, deciso che chi me l'ha fatto, stile francese, diciamo, stile francese, si vede. sì, che è un'eccellenza, è una delle tante eccellenze milanesi, no, Valeria? Perché ricordiamoci che è vero che Milano è una città bombardata, è vero che siamo purtroppo come regione l'epicentro d'Italia, ma ricordiamoci a tutto quello che a Milano si crea, alla bellezza che diffondiamo, alle eccellenze. Quindi me l'ha fatto un'eccellenza milanese di cui io sono cliente, e questo salone mi ha preso proprio in un momento di lavoro. Ci sono andata al volo perché temevo il rosso, mi hanno detto: facciamo noi. Io, che sai, messaggi, email, ho detto: fate voi. Sono uscita così, così sono molto felice di questa loro scelta. Ma il Ed ecco come. cappello, dove l'hai messo il cappello? No, ma io vivendo sola in realtà mi voglio bene, quindi non aspetto scocciatori. Non devi scappare, No, non devo grazie. scappare. Anche perché poi col Covid, seriamente, ovviamente ho molta paura, veramente rispetto le regole, no? Insomma, in modo molto rigido. Grazie delle Grazie belle domande. mille, grazie. Un complimento più bello non te lo potevano fare, mi No. sa. Ascolta, l'ultimissima domanda, poi vediamo se qualcun altro nel frattempo vuole intervenire per un commento, appunto per chiedere qualcosa. Ci hai parlato di Coco Chanel, hai scritto un libro anche su Alda Merini. In questo tuo ultimo libro accosti Chanel ad altri personaggi, per esempio in diversi passaggi a Marilyn. Hai già in mente per caso un'altra donna grintosa, resiliente, a cui dedicare un prossimo libro? Stai già facendo ricerche su qualcuno? Se puoi dircelo, perché magari non puoi. Sì, guarda, ne ho in mente altre due, ma appunto non posso dirlo, se no la mia casa editrice mi ammazza. Ci ho provato. No, beh, però appunto sono già anche con loro, anche se ovviamente il 2021 sarà con Mademoiselle, perché poi lei ci tiene a essere al centro ed è al centro dei miei pensieri. La cosa a cui io tengo molto è continuare questo lavoro di restituzione della vita alle grandi donne, perché al di là dei cliché, nel caso di Alda, la pazza della porta accanto, come diceva anche lei con una provocazione, ma chiaramente una provocazione che la faceva soffrire, nel caso di Chanel, le perle finte, eccetera, c'è molto di più oltre tutto questo, quindi continuerò a restituire la vita a grandi donne che noi crediamo di conoscere, ma che in realtà di fatto non conosciamo davvero, non conosciamo fino in fondo, non conosciamo in molti casi in tanti aspetti fondamentali della loro vita. Quindi sì, sto scrivendo, io sc per me scrivere è vivere, quindi sì. E poi c'è il Benissimo. mondo, Valeria, da raccontare ogni giorno. Non credere che fare anche il giornalista, la giornalista, mi piacciono le parole al femminile, su un quotidiano in Covid da più di un anno sia facile, Assolutamente. è una grande, cioè io sento un grande senso di responsabilità, quindi l'ho sempre sentito ancora di più, per cui c'è questo mondo che cambia alla velocità della luce da raccontare, e mi permetto di dire c'è anche da
parlare, avere il coraggio appunto anche delle conseguenze psicologiche, perché qui noi ne usciremo comunque traumatizzati. E quindi bisogna starci vicini con eventi come questi, raccontare il mondo, informare, condividere storie, diffondere bellezza, come appunto con questo libro su Chanel che io volevo proprio felice, lieto, lieto fine, eccetera, per uscirne un po' meno feriti. Certo, e guarda, ti ringrazio tra l'altro perché mi piace anche il fatto che stasera abbiamo parlato di libri, di letteratura, di moda, ma c'è anche appunto stato il tempo di sorridere, di vedere una borsa che magari la nostra spettatrice Bellissimo. non potrà mettere per uscire in questi giorni, ma l'ha potuta condividere Ma con io la noi qui. metterei anche al supermercato, sinceramente. C'è anche in tuta, sta bene con tutto, è proprio il modello che sta bene con tutto. Guarda, ma io per dire la verità la uso perché forse ho solo quella e due o tre cose. Quindi l'occasione proprio quella di scendere dal panettiere la uso. La stava usando mia figlia che ha 30 anni e lavora, non so, anche lei nell'arte contemporanea, così quindi è una un Vedi? po' strana come si veste. Ecco perché conosci Marina, perché ho visto che annuivi. Sì, e poi sì, conosco e poi non so se tu conosci Anna Maria Aimone, che è No? una ballerina moderna che fa le performance, adesso va La molto. E cerco, anche lei è un certo. genere così. E comunque la uso, gliel'ho ripresa mia figlia perché lei se la metteva sempre, la riempiva di roba, di libri così, e dico qua finisce male, no? E allora l'ho ripresa, ma sì, Però no, a la uso. Chanel sarebbe piaciuto questa vita addirittura alla terza generazione, quindi ci sta tutto che magari tua figlia ci metta dei libri, secondo me la sfonda, hai fatto bene come dire a segnalarglielo, però ragazzi comunque tre generazioni le ha fatte la borsa, se anche la dovesse sfondare tua figlia. Mia zia avrebbe 101 anni, non era sposata, era una tipo moderna, vicino così al personaggio che stavi Molto descrivendo. Chanel, infatti. Sì. E so che ne aveva anche di altri colori, ma non so dove siano finite poi. E adesso avrebbe 101 anni mia zia e aveva tutte quelle, quando non c'erano le cose finte, perché prima era tutto originale. E lei, il suo lavoro e i suoi soldi erano per queste cose, no? Io mi sono ritrovata questa borsa. E adesso poi, mentre parlerete, ve la metto davanti, la bottiglietta che c'era dentro, di Chanel numero 5, sa che non è più profumato, non è più profumato perché c'era dentro un pochettino Però di profumo. anche questa boccetta è stata esposta al MoMA, quindi è un'opera d'arte. Sì, infatti. Adesso mentre parli mi prendo anche quella e ve la metto davanti. Grazie. Beh, Grazie. diciamo che poi sapere che la borsa venga riempita con dei libri sicuramente farebbe piacere a Coco, che era Sì, anche lei brava era una lettrice. lettrice forte. Qualcun altro vuole fare qualche domanda? Abbiamo parlato molto in effetti, quindi magari non vi abbiamo neanche lasciato spazio per pensare ad altro. Io ho una domanda, mi è venuta in mente Ah, adesso. bene. Buonasera. Buonasera. Secondo lei la moda attuale può ancora offrirci delle grandi invenzioni come quelle di Coco Chanel o altri stilisti che appunto hanno fatto grande la moda in passato? O diciamo la creatività in questo momento, in questi ultimi tempi, va un po' scemando nel settore della moda? Grazie di questa bella domanda. In realtà stiamo già vivendo una nuova rivoluzione, ma non c'è uno stile Chanel, cioè non è nata un'altra Chanel, non c'è uno stile Chanel, però la rivoluzione della moda della nostra epoca è eliminare il genere, quindi pensare a una moda, che non abbia un genere predefinito, che attenzione, non vuol dire. Permettetemi il termine, la baracconata. Io veniamo dalla Milano Fashion Week, anche da Sanremo. Ognuno manifesta questo tema che mi coinvolge anche, e io sono ovviamente totalmente favorevole all'assenza di genere, però ognuno lo può manifestare come vuole. Io meno piume, meno all'Achille Lauro, diciamo.
che poi dietro ha Alessandro Michele che è Mister Gucci, però ben venga una riflessione del sistema moda sull'opportunità o meno di distinguere vestiti da donna o vestiti da uomo, oppure per accontentare tutti, magari si può fare vestiti da donna, vestiti da uomo e anche magari puntare un po' di più sull'unisex, però le ripeto, io, a me piace anche come unisex il jeans maschile che potrebbe avere anche il nostro fidanzato, o magari glielo rubiamo proprio se le taglie sono, come dire, se ci troviamo come taglie, anche quello può essere un modo di dire non mi vesto necessariamente di rosa in quanto donna, non servono solo le piume, ha capito cosa voglio dire? Però la Sì. rivoluzione in atto nella moda è un tema molto caldo e questo, pensi che Ferragamo ha sfilato proprio pochi giorni fa, confondendo il discorso donne e uomini, mi permetto di dire che in Italia in questo momento un Alessandro Michele, che è Mister Gucci, lo fa in un modo molto molto riuscito, veramente da genio. Dopodiché ognuna e ognuno di noi saprà come vuole apparire agli altri, al di là le ripeto che anche Gucci è una maison per pochi, però in atto questa grande discussione, io le confesso che il genere maschile, a parte stasera che mi sono vestita un po' meglio per voi, comunque la camicia, il jeans, la giacca da uomo, a me piacciono molto come genere, quindi io li uso molto e già quello, se vuole, è molto contemporaneo. La moda di oggi sta puntando proprio a quello. Non so se mi spiego. Le faccio un altro esempio dell'arte contemporanea che la nostra amica sicuramente conoscerà. Una delle ultime grandi feste a cui sono stata a Milano, io prima appunto ero una party girl, quella di Maurizio Cattelan, artista contemporaneo che ha accolto i suoi ospiti vestito di rosa e stava benissimo. Cioè, io donna posso mettermi di un certo colore. Tu Maurizio, uomo vestito di rosa, cioè quindi la moda di oggi si interroga proprio su questo, superiamo dei cliché, degli steccati che anche secondo me hanno un po' fatto il loro tempo, cioè io se uscissi, non so, con il mio fidanzato, Massimo si è spaventato, se uscissi con il mio fidanzato, avesse che ne so qualcosa di rosa, in realtà lo apprezzerei perché è un colore che mi piace. Non so se Grazie. le ho risposto in modo chiaro perché era una cosa molto tecnica. Sì, assolutamente. Grazie. Ecco la boccetta inconfondibile e anche che non cambia, immutabile. Adoro. Anch'io ce l'ho di là, ammetto. Ci sono altre Qualcun altro? domande, curiosità, commenti? Tanto qui siamo veramente in un salotto culturale, no, Valeria? Quindi Sì, potete farlo. liberissime. Liberissime, anche se avete delle domande sulla scrittura, visto che nel nostro pubblico ci sono tante scrittrici che hanno partecipato Immaginavo, al sì. concorso, quindi magari se avete qualche curiosità anche proprio riguardo all'editoria, allo scrivere, vero, Annarita, possono, Certo, io sono qui a disposizione. Magari vi vengo dopo, comunque poi quando lo posterete mi vedrete anche su, io sono sui social, quindi anche in privato, sai Valeria, questo accadeva anche, ti ricordi, negli eventi in presenza, il momento delle domande del pubblico, io lo definivo il momento quasi più drammatico di ogni incontro, stasera in realtà siete state splendide, avete subito rotto il ghiaccio, però in genere sappiamo che c'erano quei secondi, no? Di silenzio, quindi se poi volete anche tramite Valeria sicuramente mi trovate sui social. ma comunque volevo dire che alla portata di tutti, per esempio, non so se conosci la Mudima di Milano, Museo di Maggio, Mudima in via Tadino. Ecco, lì fanno tante performance di arte contemporanea, fanno le performance aperte a tutti. Ah, vabbè, ma i musei. Cioè io, non lo, io lo do per scontato che tutti voi che siete dei lettori fortissimi per stare qui, che frequentate questi spazi culturali e il comune che ci ospita, cioè io do per scontato che la cultura non è più, meno male, una cosa per ricchi, cioè si può consumare, tra virgolette, cultura, non so se vi ricordate le domeniche al museo in cui addirittura i musei erano gratis, le Se fasce orarie in qualcuno cui voi... dice che mangia, anche se qualcuno ha Sì, detto che infatti... con la si mangia.
È una delle poche verità dette dai politici italiani, purtroppo è vero, io ho anche intervistato l'ex ministro in questione e fu un incontro abbastanza così, un giorno lo raccontiamo. Comunque, a parte questo, ricordiamo, sappiamo che ci sono tante agevolazioni o c'erano, perché in questo momento i musei sono di nuovo chiusi, ma di certo se uno vuole quei soldi del biglietto di un museo, diciamo la verità, si trovano. Anche perché poi io a Milano abito in zona stadio, poi magari quando si poteva andare allo stadio, i biglietti delle partite che sono molto costosi, San Siro o per una squadra o per l'altra, era giustamente sempre pieno. Quindi poi non mi si può dire che magari quei 10 euro di un museo, no? Guarda, Secondo me si Annarita, trovano, se no si aspetta domenica gratis, se no si entra dopo le ore tot che c'è l'ulteriore sconto, non so. so che tra il nostro pubblico di stasera c'è una ragazza che lavora nei musei, Dai, quindi se ha voglia di darci un sarà riscontro in questo d'accordo. senso. È un mondo che conosco piuttosto bene, direi proprio da quando ero veramente molto piccola, da sempre. Quindi sì, sarà d'accordo e la cultura. Dopodiché, Valeria, per me la cultura non è neanche un obbligo. Basta con questa retorica che bisogna leggere, che bisogna fare, che no, la cultura è prima di tutto un piacere e nel momento in cui diventa un piacere tu sei anche più contagioso in senso buono verso gli altri, diffondi quello che ti piace, ne parli, lo condividi ed è anche un gran divertimento. Cioè a me manca andare alle mostre, andavo a una mostra anche magari prima di andare al lavoro, magari ne vedevo un pezzetto, no? Penso al MUDEC che ha fatto tante cose che mi piacciono, penso ai classiconi di Palazzo Reale, penso alla GAMEC, penso al PAC, cioè Guarda, secondo me questo periodo di astinenza alla forzata. Fondazione Prada, ragazzi, a Milano, a ICA, cioè a Milano c'è, cioè, Certo, c'è un sacco non di ci possiamo opportunità. lamentare. Forse questo periodo ci ha un po' fatto rendere conto di quanto queste cose ci facciano Ci facciamo stare bene. bene, esatto. E quindi mi auguro che quando riapriremo ci sarà un po' Ma più, anche di sicuramente, rispetto per la vita. guarda quando i musei hanno riaperto in quei pochi giorni, c'ero io davanti alle file, cioè in Piazza della Scala c'era una fila dalle Gallerie d'Italia, quindi verso via Manzoni, al posteggio taxi, non so se avete presente, quindi lato di Palazzo Marino, di persone in fila per vedere, poi mi dirai tu Sì, cosa Tiepolo, che io che ho dei gusti un po' più strong, ovviamente dico vabbè Tiepolo è un po' un po' troppo classico, però ben venga Tiepolo alle Gallerie della Scala. Alle Gallerie certo, d'Italia, perché poi scusate, Piazza della Scala. Quindi la fame c'è. bene, allora, sono le 8:20, Sì, visto che forse ho poi tu visto dovrei. una ragazza che Ma voleva sono. intervenire. Non vedo il suo nome. Lei vuole dire qualcosa? Forse no. Era Manuela forse. Sì, io appunto lavoro nei musei, in questo momento sono a casa, essendo chiusi i musei sono a casa. Ah, è E, lei, sì, ecco. esatto. E, sì, è vero che comunque Milano offre molto, cioè pur non essendo una città prettamente turistica come può essere Roma o Venezia o Venezia, altre certo. città che hanno più storia a livello di monumenti. Firenze, certo. Molte più cose da vedere, però Milano sicuramente offre molto e io ho visto adesso prima di quest'ultima chiusura che comunque molta gente, nonostante la situazione col Covid, stava tornando a vedere le mostre, i musei e anzi è stato forse un bene che ci sia stata la riapertura perché il pubblico che è venuto secondo me era davvero interessato. Mentre invece a volte quando ci sono le domeniche gratuite oppure quelle Ah, fasce orarie, certo, si può andare anche in automatico, è ovvio, però diciamo. qualche volta in quelle occasioni entra gente che non è veramente interessata, magari entrano così le classiche famiglie per farsi un giro coi figli e dicono vabbè siamo qui, entriamo. E quindi adesso nel periodo prima di quest'ultima chiusura abbiamo visto un pubblico che era molto più interessato ed era un piacere vederli. E quindi insomma, spero che tutto si C'è possa risolvere al fame, più sì. presto e si possa riaprire. C'è fame, sì, anche a me manca molto.
Valeria, Bene, io faccio credo. rivedere la copertina del libro. Eccola. Eccola qui, molto. Tra È bellissima, io l'altro, l'amo. Tra l'altro è fatto sì. appunto da un grande artista. Ma l'hai scelta tu la foto? Guarda, l'abbiamo scelta insieme con la casa Bene. editrice, anche perché avere, mi permetto di dire, una casa editrice dietro importante, imponente, grande, appassionata come Cairo, per me è una sicurezza, quindi è un lavoro di squadra. Per Certo. cui è stato naturale, sai, con le copertine, quando ci sono più prove di copertina, devo dire che è stato veramente unanime poi convergere su questa, io l'amo molto. Però se mi avessero detto A, avrei ascoltato, cioè la casa editrice serve anche per essere ascoltata, no? In realtà poi quando abbiamo visto varie ipotesi di copertina, non, nessuno di noi ha avuto dubbi. Certo, e non so se siete tutte di San Giuliano tra il pubblico, però questo lo trovate nelle librerie di San Giuliano e sicuramente anche negli altri distributori, sia fisici che Anche negli virtuali. store online, penso ai BS che consegni a casa, perché questo grande vantaggio del servizio a domicilio in questo momento è fondamentale, quindi si trova facilmente.